sindaco, la vice sindaco del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Marzabotto e l'assessora alla memoria del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. A nome del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, molto piano perché sarà traduzione. Porto un sincero saluto e un messaggio di pace al sindaco di Nagasaki e ai suoi cittadini. Noi studenti di Marzabotto stiamo imparando a conoscere la storia della nostra città, che è stato il luogo di un tragico eccidio durante la Seconda Guerra Mondiale. E ci sentiamo vicini alla città di Nagasaki, che ha vissuto la tragica esperienza della bomba atomica. Crediamo che studiare e comprendere la storia di tutti i paesi sia importante per guardare al futuro con speranza e cercare di non ripetere gli stessi errori del passato. Siamo molto contenti oggi di incontrare il sindaco di Nagasaki e poter riportare questa esperienza in tutte le classi della nostra scuola media. Il 3 ottobre 2015 abbiamo inaugurato l'Albero della Vita nel piazzale della Memoria qui a Marzabotto. Ricorda ancora oggi la frase, la memoria è la base del futuro, perché quell'albero della vita richiama le vicende tragiche dei giorni dell'eccidio di Marzabotto e l'esperienza dolorosa dei sopravvissuti. Leggendo alcuni articoli su internet insieme ai miei genitori, ho appreso che in Giappone i semi di due alberi che hanno resistito agli attacchi della bomba atomica di Hiroshima e Nagasaki, sono stati fatti germogliare ed ancora continuano a fiorire a ricordo di tale enorme tragedia. E, come il nostro albero, sono sempre di insegnamento al mondo della brutalità della guerra e della sua assurdità. La presenza oggi qui con noi del sindaco di Nagasaki ci onora e dimostra a tutti come le guerre non hanno una ragione o un colore. Ma sono tutte legate dal dolore dei morti di civili indifesi e dalle loro sofferenze che coloro che sono sopravvissuti ci possono raccontare. Pace da Nagasaki, pace da Marzabotto, tenendo fede a queste parole noi continueremo a piantare i semi di pace. Bene, buongiorno a tutti. Intanto a nome della comunità di Marzabotto vorrei portare un saluto e un ringraziamento davvero affettuoso al sindaco Taue di Nagasaki per essere qui con noi oggi. Al presidente della regione Stefano Bonaccini, ringrazio la regione per aver coinvolto Marzabotto e le nostre scuole in questo progetto molto importante. Ringrazio anche l'associazione Rudella Pace e i centri di educazione alla sostenibilità dell'Emilia-Romagna. Marzabotto e Nagasaki sono accomunati da un destino tragico di sofferenza che ha visto durante la Seconda Guerra Mondiale il verificarsi di crimini di guerra in proporzioni diverse, anche se appunto a Montesole il più vile sterminio di popolo è l'eccidio di civili più grandi dell'Europa occidentale durante la seconda guerra mondiale. Per noi la memoria attiva, intesa come il ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per noi, per un paese migliore, è un impegno innanzitutto morale, un impegno che non guarda solo al passato, ma che trae dal passato la forza per guardare avanti, guardare al futuro. E quindi valorizzare il sacrificio dei tanti che si sono battuti per la pace, per la libertà, per la democrazia, contro la violenza, contro il nazismo ed il fascismo è per noi un impegno quotidiano. Questo progetto, appunto, Rudella Pace, che nasce a Piacenza e che ormai ha coinvolto tantissime scuole della nostra regione, e in questa occasione coinvolto anche la scuola di Marzabotto. Noi siamo molto contenti di questo perché la nostra è una scuola, come dire, sono molto bravi, è, lo dicevamo prima, il cuore pulsante della nostra comunità. E quindi questi simboli, appunto, gli origami, le gru della pace, sarebbero le nostre colombe, rappresentano un messaggio, appunto, di pace contro ogni forma di violenza. In un momento difficile come quello odierno, basta pensare a quello che sta succedendo in Siria, dove si sono uccisi oltre 500.000 civili. Quindi chiedere l'abrogazione delle armi, l'abrogazione della guerra, diciamo, la messa al bando delle armi nucleari e smetterla di spendere soldi per produrre armi, e la speranza che appunto questo possa avvenire, che queste risorse possano essere impiegate invece contro la povertà, contro chi soffre, contro chi muore di fame. Nella nostra scuola, in un laboratorio, che è appunto il Laboratorio delle Meraviglie, è nato in questi anni un altro simbolo, che sono le gocce di memoria. Ogni goccia rappresenta una delle nostre vittime, e quindi sono simboli e segni importanti, come lo sono appunto le gru della pace. Grazie per essere qui e per consolidare un rapporto tra Marzabotto, Nagasaki, tra la regione Emilia-Romagna. È un messaggio che va oltre i nostri confini e che guarda al mondo intero. È un messaggio contro i nuovi nazionalismi, contro chi vuole costruire ponti. Noi siamo costruire muri, noi siamo invece per costruire dei ponti. Siamo perché le differenze, siamo perché i valori di solidarietà, di accoglienza, il dialogo, il confronto si possono sviluppare in una società civile. Ecco, questi sono i nostri sentimenti che vengono da Marzabotto, che non ha mai chiesto né odio né vendetta, ma solamente giustizia e verità. Grazie Sindaco per essere qua. Grazie Sindaco per l'accoglienza e grazie Sindaco per essere venuto qui in Emilia-Romagna, a Marzabotto, averci regalato fisicamente ma anche simbolicamente un abbraccio, una stretta di mano che consolida un progetto, quello delle gru della pace. In Giappone una leggenda dice che costruire una gru significa valere augurare 1000 anni di vita, e tante gru insieme rafforzano questo concetto. L'Emilia-Romagna è una delle regioni italiane, europee, che pagò uno dei prezzi più alti dalla tragedia della Seconda Guerra Mondiale e della lotta al nazifascismo. Siamo l'unica regione italiana che si è dotata 2 anni fa di una legge che si chiama Legge Regionale sulla Memoria del Novecento, che mette a disposizione ogni anno 1 milione di euro per le scuole, per gli istituti storici, per le associazioni di coloro che combatterono per ridarci la pace, la libertà, delle amministrazioni comunali, perché vogliamo rafforzare i luoghi della memoria, perché qualcuno più importante di me ha detto giustamente che un popolo che non conosce il proprio passato può esserne costretto a riviverne persino le pagine peggiori. Il luogo da cui sto parlando, questa terra, questa parte d'Europa, non aveva mai conosciuto nella storia del mondo oltre 70 anni in cui non ci fossero guerre, l'orrore e la tragedia delle guerre. La mia generazione e quelle successive sono state le prime nella storia del mondo in cui in questa terra non abbiamo per fortuna conosciuto gli orrori e la tragedia della guerra e delle guerre. Ma non darei per scontato che questo sia per sempre. E abbiamo bisogno di educazione, di istruzione, di formazione, a partire in primo luogo dalla conoscenza per i bambini, per gli studenti. E penso che quello che questo comune sta facendo con la scuola di pace, con le istituzioni, le associazioni, quello che la regione Emilia-Romagna sta provando a fare, sia importante proprio per ricordare, per consolidare. In Europa, dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, popoli e persone che si sparavano nel petto e nella schiena hanno capito che era venuto il tempo, il momento di dialogare, di collaborare, persino di cooperare e costruire istituzioni comuni. Noi abbiamo bisogno che questo concetto, che anche in Europa è messo a dura prova anche in questi momenti, da chi inneggia al ritorno alla chiusura nei propri confini, come diceva il sindaco, ad alzare muri, ma proprio costruirli. Abbiamo bisogno di consolidare qui, ma anche in un rapporto con il mondo, con le democrazie, con i popoli, l'idea che, come Papa Francesco dice tutti i giorni, si debbano appunto costruire ponti e non costruire muri. E allora, anche per quanto sia un mattoncino, quello della gru o delle gru, che attraverso gli origami riusciamo tra virgolette a costruire, a produrre, è un mattoncino di una costruzione, di una torre molto alta che io vorrei identificare come la Torre della Pace. E io la ringrazio perché il rapporto tra Nagasaki e Marzabotto, per ciò che Nagasaki e Marzabotto hanno rappresentato nel mondo o in due parti del mondo, che persino si contrapponevano, penso debba gettare il seme di un mondo nel quale la libertà la pace, la democrazia, la giustizia sociale si rafforzino, non vengano messe a repentaglio. Le promettiamo che il prossimo anno, se vorrà, verremo noi a Nagasaki, perché penso che sia giusto questo filo tenerlo insieme e dare l'idea che pur in un mondo in cui c'è ancora chi inneggia alla guerra, alle divisioni, all'odio, siamo in tanti che invece crediamo che si debba stare insieme. Lei ha parlato, e nel suo paese le gru hanno un significato particolare. Io dico sempre che sono un simbolo di pace, come quando alziamo gli aquiloni, e gli aquiloni, se ci pensiamo, si alzano in volo quando il vento è contrario. Noi vorremmo, controvento, lavorare perché la pace si consolida. Grazie. Buongiorno, minasan konnichiwa. Watashi wa Nagasaki, Nihon no Nagasaki to iu machi kara kimashita, Taue Tomihisa to iimasu. Io sono venuta da Nagasaki, sono sindaco di Nagasaki, mi chiamo Taue. Bonaccini Chiji, そしてフランキー市長をはじめ、こんなにたくさんの皆さんにお迎えいただいた、そしてこういう時間を取っていただいたことを心から感謝をします。Vi ringrazio per oggi, questo è un progetto che avete creato con collaborazione con il sindaco e con il presidente, con tanti ragazzi. そしてお二人が学校の皆さんや町の皆さんと協力して折り鶴を折るプロジェクトを広めようとしていることにも心から感謝をします。私たちの町には同じように悲しい過去の歴史があります。その歴史を伝えようとしてくれている人たちがいます。Ci sono tante persone che cercano di raccontare le nuove generazioni come voi. Nagasaki では体験を話してくれる人がいますが、でも体験を話さない人たちも実は多いんです。Ci sono le persone che sono vissuti nel periodo della seconda guerra mondiale, però ci sono tante persone che è difficile di parlare, di raccontare con le persone. 話さない理由はいくつかありますが、その一番大きな理由の一つは、話すためには思い出さなければならないからです。Perché non possono parlare, non possono raccontare, perché per raccontare quello che è successo, loro devono ricordare cosa è successo. 人間はあまりにも辛い体験をしたときには、その記憶に、心の中の記憶に封印をしてしまうことがあります。Ci sono tante persone che proprio hanno chiuso la porta per non ricordare le cose brutte. でもその封印を開いて、そして悲しい出来事を思い出しながら私たちに伝えてくれる皆さんに心から感謝をしたいと思います。Io ringrazio le persone che racconta le cose della seconda guerra mondiale ricordando le cose brutte come tanti signori che sono vissuti. そして子どもたちにの心の中に平和の種を植え続ける作業を皆さんと一緒に続けていきたいと思います。Io vorrei continuare a seminare semi di pace per tutto il mondo. 平和を作るために伝え続ける、忘れないことと同時に同じくらい大事なことは諦めないことです。per creare un mondo di pace è una cosa importante di continuare. 昨年の7月に国際連合で核兵器を禁止する条約ができました。L'anno scorso hanno messo un patto di pace. 大きな核兵器を持っている大きな国が反対するのでこの条約はできないと言われていました。Prima pensavano che non poteva creare questo patto perché ci sono tante nazioni che non vogliono questo patto di pace che chi c'ha le danni. でも小さな国が集まって大きな国の圧力に負けずに123カ国の賛成でこの条約ができたのです。 Sono uniti tante nazioni e hanno realizzato questa cosa. 私たちは諦めてはいけないというこれも一つの私たちが勝ち取った事実だと思います。 Le cose non possiamo rinunciare, sempre cerchiamo di realizzare una cosa che vogliamo. Una cosa importante è che ne prendiamo le mani insieme. これまでマッシモとアヤさんが始めてくれた折り鶴を折る活動がエミリア・ロマーニャ州の中でつながって少しずつ広がってきました。 Prima ha cominciato signora Aya e poi Massimo ha cominciato questa attività piano piano e sta allargando questa attività per tutto Emilia-Romagna. このつながりがもっともっと広がるとそれは素晴らしい平和のネットワークになります。 Se allarga questo legame è una cosa bellissima. ちょうど皆さんサッカーボールを思い出してみてください。そのサッカーボールが地球だとします。それを網の中に入れていると思ってください。その網が、たくさんの糸で包まれているほど、もう隙間がないほどつながれていくほど、その地球を守る力は強くなります。Se questa rete è tutto collegato con tanti fili forti, possiamo mantenere il mondo più sicura. 私たちはそのネットワークを自分たちで作れるネットワークを作るだけではなくて、例えば他のネットワーク、赤十字のネットワークであったり、それからいろんな国のネットワークであったり、いろんなネットワークと一緒になって進むことで、そのサッカーボールを進む力はもっと強くなります。Dobbiamo proteggere questa palla di calcio, sarebbe il mondo, legando forte tra tutte le nazioni, il network, noi diciamo, il legame di mondo. 今日、この町と長崎との間には強い強いロープのようなつながりができました。 Oggi abbiamo creato una corda molto forte tra Marzabotto e Nagasaki. ぜひこのつながりをこれからももっともっと皆さんと一緒に増やしていって地球を守るネットワークを強いものにしたいと思います。 Vogliamo continuare facendo questa attività, vogliamo aumentare questa corda nel tutto il mondo. 知事と市長お二人、そして、今日、先ほど平和のメッセージを述べてくれた子どもたちの代表の皆さん、そして、体験を語ってくれている皆さんも今日この会場に来てくれています、平和の折り鶴を折ってくれた子どもたちも来ています。すべての皆さんに心から感謝をしていきます。Prima, presente il sindaco di Marzabotto e tutti che hanno creato questo progetto, vi ringrazio tanto. Mettiamo la forza insieme per creare il mondo di pace, per pace. Grazie. Grazie. Bene, allora i ragazzi della scuola primaria consegnano al sindaco del Rudella Pace che hanno realizzato questa mattina. Venite pure, prego. Ne avete fatti tantissimi, siete stati bravi. Bene, molto bene. Bravi. Prego, questi sono invece i ragazzi di Regnano, un'altra scuola dell'Emilia-Romagna, che sono qui con noi, che ringraziamo di essere qua.